chiamo? Siamo appena partiti. Adesso ci aspettano 5 ore di viaggio. Quindi adesso sono le 7:55. E arriviamo a Torino a luna, più o meno, verso le 13. Adesso siamo fermi a Firenze e spero che... No, sicuramente il treno cambia direzione, vero? Adesso i nostri sedili saranno in senso di marcia e sono molto contenta di questo perché soffro di nausea, quindi mi dà un po' fastidio viaggiare al contrario, ma di solito a Firenze cambia direzione. Siamo arrivati a Torino, siamo ormai qui da un po' di tempo, abbiamo anche già pranzato. Allora, che cosa abbiamo mangiato? Io ho mangiato la battuta di carne, che è praticamente una tartare di carne, di manzo. Poi abbiamo mangiato gli agnolotti piemontesi, salvia e burro. E poi tu hai preso una tagliata, sì, con le patate al forno. E poi... il tiramisù e due caffè. E il vino sfuso. Che vino è? Roero Arneis. E, che è un vitigno autoctono, giusto? Yes, insieme al Nebbiolo che era il vino rosso sfuso. Ok. E adesso stiamo andando alla Mole Antonelliana. È veramente bello qui. La Regia Farmacia. Torino era la capitale d'Italia quando c'era il Regno d'Italia, cioè quando c'era la monarchia. Comunque voglio cercare la strada che si chiama Via Principe Oddone, perché devo farmi una foto sotto la targa della strada. Perché Oddone, a quanto pare, cioè già lo sapevo. Ti metti così però... sotto la targa Oddone. Esatto, però Oddone è un cognome che ha origini piemontesi, quindi... non è escluso che io abbia origini piemontesi da parte della famiglia di mio padre. Comunque, adesso continuiamo il nostro giro esplorativo. Sì. Siamo arrivati camminando, siamo arrivati al Palazzo Reale. In realtà è tutto molto vicino perché il centro di Torino è piccolo. Quindi si fa tutto a piedi, senza problemi. Questo è il Palazzo Reale. Siamo nei giardini reali del Palazzo Reale e stavo riflettendo sul fatto che mi piacerebbe molto essere una regina. A te piacerebbe essere un re? Ma più il secondogenito a me. Il secondogenito perché? Perché non hai nessuna responsabilità, nessuno sa chi sei, però vivi come un re. Sì, ma nessuno sa chi sei. Se facessi parte di una famiglia reale, vorrei che gli altri sapessero chi sono. Comunque, tu vorresti essere quindi un secondogenito di una famiglia reale? Yes. Ok, sono scelte, sono punti di vista. Siamo venuti alla Mole Antonelliana perché volevamo salire sopra, ma è chiusa! Fino al 24 ottobre è chiusa, quindi non si può. L'unica cosa accessibile è il museo del cinema, però... non ci interessa molto, quindi niente, peccato. Mi sarebbe piaciuto salire sopra. Sì, purtroppo è chiuso. Comunque adesso continuiamo la nostra passeggiata.
questo caffè Elena è il caffè storico del Vermouth. Spiega bene. Che cosa? Caffè Elena. Sì, questo è un bar storico che prima era di proprietà della famiglia Carpano, che sono stati appunto i primi torinesi a produrre Vermouth. E adesso il Vermouth è una DOC torinese. DOC vuol dire denominazione origine controllata. Questo è il fiume Po. Questo fiume, il Po, è il fiume più lungo d'Italia. Il fiume Po è un fiume importantissimo per tanti motivi. Oddio, questo sole mi sta accecando e mi sono scordata gli occhiali da sole. Ho paura che mi verranno le rughe intorno agli occhi. Siamo venuti al Parco del Valentino per fare una passeggiata, è da un po' che passeggiamo. E è molto carino questo parco, c'è molta gente perché poi oggi è domenica, quindi la gente passeggia, ha il tempo libero per passeggiare e godersi un po' di relax. Io non penso di aver mangiato tantissimo, ma mi sta venendo un abbiocco molto forte, ho sonno, potrei addirittura bere un altro caffè adesso. Che dici? Caffè? No. Guarda, un bicerin? Sì, per fare bello, stanno a mangiarci bicerin e torta, dove avevi visto che si faceva? Al caffè bicerin. Caffè bicerin. Solo che ho la sensazione che sia un po' pesante. Una bella colazione stile ottocentesco, è bella sostanziosa, cioè che non ceniamo se mangiamo quella. Vabbè, vedremo il da farsi. Le foglie a terra ci fanno capire che è ufficialmente autunno, ma fa caldo? Abbastanza, dai. Quanti gradi fanno? 23. 23 gradi. Questo castello adesso è proprietà del Politecnico di Torino e ospita la facoltà di architettura. Mi fa venire voglia di venire a studiare architettura qua, a Torino. È bellissimo. Buongiorno, vuoi fare un riassunto dei posti in cui siamo andati ieri? Allora, buongiorno, dove siamo andati? In che senso? Tutti i posti che ho visto ieri? No, ieri sera siamo stati al caffè Elena. E alla drogheria. E alla drogheria. Mm-hmm. Ti sono piaciuti? Sì, molto. Sì, ma devi spiegare che posti sono. Cioè, perché siamo andati lì? Sono posti tradizionali di Torino. Dove i torinesi hanno a fare l'aperitivo, cioè il tanti sporchi di rossetto. Ok. Il caffè Elena? Sì. Che c'è? C'è tutti i tanti sporchi. Mi fa ridere questa cosa. Il caffè Elena è stato il primo posto in cui hanno servito il vermouth a Torino. Sì. È stato uno dei primi posti dove Carpano ha iniziato a vendere il suo prodotto. Sì. E adesso andiamo al Museo Egizio. Quindi stamattina esaudirò
il desiderio di me dodicenne, di quando avevo 12 anni, perché quando ero piccola volevo fare l'archeologa specializzata in egittologia. E quindi il mio sogno era quello di vedere le piramidi in Egitto e di visitare il museo egizio qui a Torino. E oggi, dopo... soli 12 anni. Dopo 12 anni, finalmente andiamo al museo egizio! Adesso siamo a Piazza San Carlo, stiamo cercando le indicazioni per andare al Museo Egizio, che dovrebbe stare qui dietro, ma per sicurezza controlliamo l'indirizzo esatto. Ah, sta qui, Museo Egizio. Mm-hmm. Comunque lì. Oggi il clima è fresco. Quanti gradi sono? 13, 14? Adesso ne stanno facendo 16. 16 gradi. Si sta bene, se uno cammina... sta bene, ma se si siede, secondo me sente un po' freddino, però c'è il sole e il sole aiuta sempre. Siamo arrivati, la me dodicenne è molto molto felice in questo momento. Siamo appena usciti dal museo egizio. Siamo usciti solamente perché ci hanno cacciato, vero? Sì, perché chiude a quanto pare tra 5 minuti. Esatto, chiude alle 2, quindi siamo usciti. Siamo stati dentro 4 ore. No, 3 ore e mezza. Vabbè, uguale, 3 ore e mezza, 4 ore, non è molto diverso. 3 ore e mezza. 3 ore e mezza. Comunque, è stata una bellissima visita. Adesso ho fame, andiamo a mangiare? Sì. Siamo al museo del vermouth, al museo di carpa. Museo di carpa. Abbiamo preso la metro e siamo venuti qui. Questo museo praticamente sta dentro Italy, che tra l'altro è il primo Italy che è stato aperto. Il primo Italy che è stato aperto in Italia, nel mondo. Vedete? Qui c'è tutto l'Italia. Abbiamo pranzato, non vi ho fatto vedere il pranzo perché non era degno di nota. Era un pranzo. E adesso facciamo un giro qui. Guarda. Museo qui perché questo era l'antico stabilimento della fabbrica Carpano. Tutto questo stabilimento. È una bevanda che va bevuta senza essere mescolata. Qui non c'è niente con il liquore.
Assolutamente, quelle sono tutte le imitazioni che fanno in giro. Perché c'ha pure la stessa. Lo so. Però non c'entra niente con Torino. Assolutamente, no, questa bevanda, questa bevanda si nasce proprio in questo locale e viene mantenuta l'antica ricetta, che tra l'altro è anche segreta. Quindi tutto quello che bevete in giro sono imitazioni, a partire dalle. Adesso vi porto anche i biscottini, la panna potete metterla dove vuoi. Grazie. Il latte dei biscotti, anche questi sono classici del territorio. Commenti sulla merenda ottocentesca? Veramente, veramente molto buono. Abbiamo scoperto anche diverse novità sul liquore storico di Torino, che è il Bicerin. A quanto pare non è un liquore, ma una bevanda analcolica. Esatto. C'è una bevanda liquorosa che è a base di Bicerin. Esatto. Però il Bicerin è cioccolato, caffè e crema di latte a tre diverse temperature. Quindi va bevuto senza essere mescolato. Quindi dovete bere e assaporare tutti gli strati che hanno differenti temperature. E quindi gli irlandesi non si sono inventati l'Irish Coffee, ma è roba torinese. Ma e mi sono dovuta fare la foto dove si sedeva sempre Camillo Benso, conte di Cavour, che vedrete sul mio Instagram. E niente, pensavo adesso scappiamo in bagno. No, non è vero. Pensavo fosse più pesante come merenda, perché alla fine è una bella bevanda pesantina. Più il cioccolato con il liquore, più i biscotti, più una torta. No, questa è la strada che abbiamo fatto prima. Ci ha portato un piattino con dei biscotti, c'erano delle manine o dei ventagli e dei savoiardi fatti in casa, non quelli commerciali. Ah, oh, erano buonissimi, erano molto gialli. Beh, saranno fatti con l'uovo, no? Io te compro, quasi bianchi. Lo so. E questo comunque rafforza la nostra idea che il tiramisù sia piemontese, non veneto, non toscano, piemontese, perché i savoiardi sono dei biscotti piemontesi. Quindi buongiorno, oggi è l'ultimo nostro giorno, l'ultimo, è il nostro ultimo giorno a Torino e siamo stanchi, cioè io sono stanchissima, non so perché ho sonno. Comunque adesso abbiamo appena comprato i gianduiotti, guardate che carini, sono tricolore. E da Caffarelle, che è un marchio di Torino, e hanno inventato i gianduiotti nel 1826. Stiamo mangiando il gelato. Il gelato al gianduia, ovviamente. Comodo? Abbastanza. Ma se sei seduto nel giardino reale? Potevano fare delle sedute un po' più reali. Vabbè. Siamo venuti al giardino reale di nuovo e niente. Siamo seduti qui su queste sedie verdi. Verdi pastello, ci godiamo il posto, la tranquillità e il silenzio di questi giardini.
Abbiamo il treno alle 7:30 di questa sera. Mancano un paio d'ore. E niente. Con calma andremo verso l'albergo per riprendere le valigie. E niente, poi andremo verso la stazione e torneremo a casa.